buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori di Radio Sera TV, buongiorno anche al mio ospite Pino Di Blasio, capo del servizio della nazione, che mi raggiunge in corsa, eccolo qua. Buongiorno. È sempre più dura la mattina. Grazie buongiorno. Di essere venuto, ero già pronta, non lo so, a intrattenere il pubblico così. Beh, fra... forse era meglio per il pubblico. Buongiorno a tutti, sono le 8.03, questo è Buongiorno Siena e noi stiamo partendo con Pino Di Blasio per fare la nostra lettura dei giornali. Ti faccio riprendere fiato, buongiorno. No, vai tranquillo, santo, okay. Sono allenatissimo. Allenatissimo. E volevo partire come sempre, anche se in realtà oggi ci sono un sacco di notizie che riguardano il nostro territorio, purtroppo nemmeno... alcune nemmeno troppo belle, diciamo. Ma così. Ma quasi nessuna. Ecco. E l'unica, prima di andare lì, soltanto un flash velocissimo su i giornali nazionali, perché insomma abbiamo chiuso finalmente la manovra economica e fra l'altro facevo prima un giro sulle prime pagine nazionali e ci si rende conto che i giornali, diciamo, che fanno riferimento alla destra, insomma, sono molto, molto duri con questa manovra. Insomma, il Giornale parla di rapina in casa, la stangata continua, Libero dice piovono le tasse dal governo, la manovra è un attentato addirittura, insomma, titoli molto, Il Tempo addirittura a sinistra al comando, piovono tasse, cioè c'è uno schieramento molto duro, che la manovra sarebbe stata una manovra complicata, lo sapevamo, non era una cosa inattesa, ma che cosa è successo? Hai avuto modo di farti un'idea? No, soprattutto abbiamo sentito anche Cottarelli ieri la lezione, esatto. Che ha abbastanza, non stroncato, ma ha preso atto che questa manovra non cambia nulla, è una manovra di forte compromesso partita da un dogma indiscutibile: non bisognava aumentare l'IVA. E allora, era il totem che non bisognava abbattere, che non bisogna, diciamo il paletto che non bisognava superare. Però con tutta anche... questa manovra abbiamo ancora delle caselle da riempire, cioè mancano ancora dei miliardi da tagliare o da trovare per evitare l'aumento dell'IVA. Ed è quello che non solo ha notato Cottarelli, ma notano tutti. Che poi il gioco dei giornali sia quello di stroncare, soprattutto i giornali dell'area, certo, di centrodestra, che sia quello di stroncare la manovra, quello è evidente. Diciamo che date le condizioni esistenti, questo è il minimo comune denominatore per tenere insieme la maggioranza giallo-rosé. Giallo-rosé, che è la nuova versione di questo. Ecco qua, la manovra non cambia nulla, quello che dicevi tu e la lezione di Cottarelli ieri all'università. Il rapporto tra PIL e la spesa resta sbilanciato, così non si cresce. È un po' anche la stessa posizione degli industriali quando dicono la crescita è il vero problema del paese e ancora di crescita non si parla. E io pienamente d'accordo. Diciamo che trovo assolutamente fuori luogo tutte queste... levati di scudi sul controllo della carta di credito e sull'attacco al contante. Cioè, bisogna essere d'accordo su una cosa: se uno vuole fare l'evasione fiscale, l'unica cosa per cercare di stanare l'evasione fiscale è la tracciabilità. Che è un fenomeno diffusissimo. Cioè, ci sono dei servizi anche fatti benissimo, cioè che se noi cominciamo la nostra giornata, controlliamo la nostra giornata, noi evadiamo tutti i giorni, anche minimamente, ma evadiamo tutti i giorni, non per colpa nostra, perché forse non ci danno lo scontino, perché forse casomai sbagliano nel dare le scontino, perché l'idraulico non ci fa la fattura, certo. O perché accettiamo se sono 800 euro, se non ti faccio la fattura sono 600, quindi, ovviamente accettiamo anche questo, non c'è nessun problema. Una volta è saputo questo, cioè evitare che fare questa levata di scudi sul fatto che la carta di credito poi alla fine arrivi un bonus, mi sembra esagerato, così come mi sembra esagerato una manovra che in Portogallo può andare bene, e il Portogallo stava messo peggio di noi. E da noi non può andare bene perché non fa crescere l'economia, perché stanga gli artigiani. Vabbè, gli artigiani possono anche trovare qualcosa di concorrenza per trovare qualcosa, se non è la carta di credito che stanca l'artigiano, è tutto il resto. Cioè, certo. Sono pienamente d'accordo col fatto che sono pieni di burocrazia, di tasse nascoste, criptiche, comunali, locali, regionali, oltre a quelle nazionali. Combattiamo questo, però
combattere questo vuol dire solo pagare le tasse giuste, cioè la carta di credito è il miglior modo per pagare le tasse giuste. E soprattutto appunto per tracciare i pagamenti e quindi smettere di avere questo contante che fluttua, che non si sa da dove arriva. Perché ognuno di noi l'ha usato, l'ha fatto migliaia di volte, insomma, quindi non c'è nessun problema su questo, nessuno è esente da pecche su certo. questo punto. Mi sembra giusto, vediamo che cosa succede, al di là dei titoli appunto dei giornali che poi fanno anche il loro lavoro. A proposito di giornali, velocissimo, poi andiamo a pubblicità, questa nuova grafica della Nazione che abbiamo raccontato ieri, nuova veste, il direttore editoriale ha scritto siamo più vicini al digitale, ci avviciniamo al digitale. La nuova grafica va visto proprio nell'ottica di un giornale che va letto, oltre all'edicolo va letto anche sui tablet, se tu leggi la Nazione più chiaro, più sui tablet e lo leggeri, il carattere proprio da tablet, ed è questa la filosofia che ha ispirato anche i grafici, diciamo che è un impatto per noi dinosauri del giornalismo, è un impatto e per chi lo conosce da sempre, bisogna abituarsi, io non do mai giudizi sulla grafica così avventata, va sedimentata, va fatta vedere. È un rischio cambiare la grafica, è sempre un rischio perché il lettore, il quotidiano è una questione di fidelizzazione, certo. Cioè uno deve ritrovare il suo giornale, deve sapere dove trovarlo. E lo deve riconoscere. Ci sono delle trovate che secondo me sono molto importanti, il fatto di ritornare con lo sport locale dentro l'edizione locale, secondo me è una cosa per cui mi sono battuto quando ero nel CDR. Se mi sembrava una cosa giusta, per me è fondamentale. Per avere tutto il pacchetto Siena, insieme, Siena, Rizzo, quello provincia, che ci pare, quello che è, certo. Adesso un'altra battaglia è tornare a ridare più dignità alle pagine regionali e quello vedremo un po' se ce la faremo. Bene, bene, in bocca al lupo. Noi dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo con le notizie di Siena. Buongiorno Siena, siamo ancora in diretta a 8:13 con me Pino Di Blasio e ci buttiamo sulle notizie della giornata del nostro territorio, tra cui inevitabilmente dobbiamo partire con una notizia che purtroppo ci mette anche a livello nazionale, tanto che notavo prima La Stampa la mette addirittura in prima pagina, perché poi il cuore dell'inchiesta in realtà è a Torino, da noi è partita, ma il cuore dell'inchiesta è a Torino. Parliamo chiaramente di questa indagine, insomma, dei carabinieri della Procura dei Minori, che ha scoperto questa chat che girava su WhatsApp fra ragazzini, dove dentro c'era un po' di tutto: odio, pedopornografia, firmati di violenze, inneggiamenti a Hitler, alla Shoah, frasi terribili, scene terribili, tanto che gli stessi carabinieri che hanno indagato fingendosi ragazzini per entrare in questi gruppi, insomma, sono rimasti particolarmente scioccati. Il tutto è partito, ricordiamolo, da un grandissimo gesto meraviglioso, di esempio totale, di una mamma di Siena che ha scoperto nel telefonino del figlio questa roba e è andata di corsa dai carabinieri a denunciare la cosa. E questo credo che sia il segno buono di tutta questa roba. Tutta questa vicenda nasce così, però diciamo che è nata anche da particolari rapporti anche di questa madre, che è stata molto coraggiosa a denunciare questa chat. È anche vero che ci dà questa storia, questa vicenda deve insegnarci molte cose. Cioè, io ho visto solo dei frame di qualche cosa di questi video, ma già un paio di questi video erano già girati tempo fa. Questo gruppo WhatsApp l'ha solo ripostati e ritirati fuori da... Cioè non era materiale, nessuno è materiale nuovo. Questi prendevano da deep web o da cose cancellate, tipo gli sgozzamenti di Jazz John nei giornali giravano, ma nessun giornale era mai messo né nei suoi siti internet né su tutte queste storie. Venivano sempre oscurati, c'era il famoso sito che riprendeva che marcava Al Qaeda, che faceva l'ISIS, che marcava questi video, e rivederli in un gruppo WhatsApp di adolescenti con i commenti veramente fuori luogo e totalmente virulenti, perché quello che stupisce è la violenza. È la violenza. Facciamo un attimo il punto, rivedendo il nostro servizio che abbiamo mandato ieri al telegiornale, che ci fa il punto anche su quello che hanno detto i carabinieri, e poi torniamo a parlarne.
Operazione Delirio, un nome che già rende l'idea di ciò che il Comando Provinciale di Siena, in mesi di lavoro coordinati con altre città d'Italia, è riuscito a portare alla luce. Immagini e video di pedopornografia, apologia del nazismo e dell'islamismo all'interno di un gruppo WhatsApp chiamato The Shoah Party, popolato da ragazzi di un'età compresa tra i 13 e i 17 anni. La scintilla che ha permesso ai carabinieri di indagare sulla questione nasce a Siena, nel mese di gennaio, quando una madre, venuta a conoscenza di questo gruppo e dei file che venivano condivisi al suo interno, ha preso la difficile e saggia decisione di denunciare il tutto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena. Il nucleo investigativo si è messo in azione, inizialmente con l'utilizzo di intercettazioni telematiche richieste e ottenute dalla Procura Minori di Firenze e successivamente riuscendo, tramite vari stratagemmi, ad entrare loro stessi all'interno del gruppo WhatsApp. Dopo circa 5 mesi di indagini, sono riusciti a risalire agli amministratori e ai creatori del gruppo, tutti residenti nella zona di Rivoli. Avendo in mano una ricostruzione accurata, non sono serviti a niente i tentativi di eliminazione del gruppo. Sono stati emessi 25 decreti di perquisizione, di cui 19 a carico di minorenni. Nel corso delle perquisizioni, decine di telefoni e computer sono stati sequestrati e successivamente affidati ad un consulente tecnico. Ecco qua, questo era il punto, diciamo, su questa inchiesta. È una storia... Secondo me succede, sono stati bravi, è stata bravissima la mamma a denunciare questo gruppo WhatsApp e soprattutto queste immagini virulente. Sono stati bravi i carabinieri di Siena a tendere la trappola, a fare a questo falso profilo, ad entrare e cercare di rimanere scioccati da tutto quello che hanno visto. Sono stati bravi anche i giornalisti che in qualche modo fanno capire che non è tutto illecito, cioè non è che si può permettere tutto su WhatsApp, e questa è la cosa più complicata da fare. Uno, perché io non sono convinto che gli adolescenti abbiano seguito questa vicenda, spero che in qualche modo nelle famiglie ci sia, anche in quelle senesi, ma soprattutto in tutte le famiglie si sia parlato di questo. Io ho cercato di parlare anche con mio figlio. Cioè, lui mi ha fatto delle domande, e anche capisco che il confine tra lecito e illecito, tra per quello che è reato e non è reato, non esiste. Cioè, noi sapevamo un po' di più, ma insomma, anche noi cercavamo di passare un pochino attorno al confine, di girarci attorno. Il vero problema è che non è possibile marcare, fermare, come dire, la diga con un ditino, come funziona adesso. Questo gruppo WhatsApp, la cosa che può funzionare da deterrente è raccontare anche cosa rischiano questi minorenni, e a me questo è piaciuto in tutta questa inchiesta, oltre alla mamma. Cioè, certo, diamo per scontato che la mamma è stata coraggiosa, perché ha subito anche il fatto di vedere anche la reazione degli altri genitori, che dice: guarda che c'è un gruppo WhatsApp e questi già mo vedo, lo cancello, e quindi gli fai una parte al figlio e pensi che sia finita là. E invece caricarsi anche la responsabilità di fare una cosa La stessa cosa, ovviamente molto più piccolo, vale anche per quello che chiamiamo l'adolescente sbronza, anche se è molto minore e i reati sono molto minori di questo, però stiamo attenti a vedere come sta diventando l'adolescenza nella generazione Z, nei millennials, perché dai nostri tempi era ribellione nei confronti di un potere genitoriale che era abbastanza pesante, cioè nel senso che era, c'erano delle regole ferree, cioè. Adesso io non riesco a capire qual è la ribellione di questa. È proprio una ribellione contro tutto. Cioè, se un locale dà bere 10 sciottini a un ragazzo di 14 anni e lo manda in coma etilico, cioè il locale può anche dire che la colpa è dei genitori, ma insomma è anche un po' sua, no, è anche non un po' la sua. Dovrebbe vendere, secondo me rischia, a parte che non dovrebbe vendere, è illegale, dovrebbe controllare pure quello. Cioè rischia, questo dovrebbero sapere, rischia 25.000 euro di multa, la chiusura per un anno e mezzo e la condanna penale per chi ha dato da bere su questa storia. Anche in questo caso, se ci sono delle mamme che potrebbero denunciare, che denunciassero queste questioni, la storia penale diventa un caso deterrente, dice, colpirne uno per educarne 100. La stessa cosa in questa vicenda di Shoah Party. Già il nome mi fa rabbrividire. Sai quanti ne trovi di cose, gente che si chiama, che inneggia il Reich, che sì, fa sì, tutte certo. Queste. Cioè, poi abbiamo tutto, è tutto slavato, è tutto normale, tu tolleri tutto, qualunque battuta
pesantissima, è stata sdoganata. Forse sentirla in bocca a ragazzini che hanno nemmeno 14 anni, forse. Ma quella è depotenza, no, depotenza, perché non sanno nemmeno cosa significa. Quella è evidente, quella è depotenza senz'altro. È anche vero che ci sono talmente tanti stimoli diversi, no? Non voglio parlare delle solite PlayStation, di tutti quei giochi che ci sono, da quelle dei giochi virtuali che ovviamente sono totalmente violenti, adrenalinici, che ti tolgono qualsiasi limite anche all'accelerazione delle sensazioni. Ma quello che voglio dire è questo: mettiamo caso che questa inchiesta vada avanti, come andrà avanti, mettiamo che questo consulente tecnico, che è un ingegnere importante di Firenze, tragga fuori queste copie forensi di questi video e divengono prove di giudizio, per questi minorenni, di cui tre sono senesi, e sono anche di buona famiglia, come, sì, si dice, certo, in gergo. Come si dice. Poi tu dici giustamente, la maggior parte sono a Torino, ma di quelli gli amministratori di Torino, sono, sì, ma gli amministratori, parliamo di amministratori che hanno 19 anni, sì, c'è uno, sì, che, certo, ha 19 anni, che è uno studente politecnico di Torino che viene dalla Puglia. Cioè, diciamo, una sorta di casistica, che essere maggiorenne è solo una questione di essere nato un mese prima. Assolutamente. Cioè, non è proprio un caso in questa questione. Diciamo che i maggiorenni rischiano anche il carcere, certo, addirittura. E i minorenni rischiano una macchia nella fedina penale che li marcherà a fuoco per un sacco di tempo nella loro vita. Tu vai tu hai 13 anni, vai a cercare, casomai vai a iscriverti all'università lavoro, e certo, c'è già la cosa, dice, precedenti penali. Vai in America, cioè, devi metterci precedenti penali, pedopornografia. E non è una cosina. No, assolutamente no, proprio per niente, anzi. Diciamo che se uno volesse fare l'educatore di asilo nido con una macchina non del genere, lo potrebbe fare a 13 anni, già ti sei precluso 200 lavori, sì, e 100 sei viaggi. Già un pezzo di vita già impostato. E non ha senso per una stupidata in una chat. Cioè, tra l'altro, la cosa che mi ha stupito ieri, perché ricordiamo che per onore di cronaca questa notizia è stata tirata fuori ieri per primo dal Corriere Fiorentino. Lo dico perché però, è giusto dare ai colleghi. È giusto dare la cosa, però questo permettimi di dire una cosa, perché io ho passato dei giorni, dei momenti abbastanza nervosi in questo. Quello che mi secca è che i carabinieri di Siena sono stati bravissimi però in questa operazione. Ieri quando... No, non è la cosa folle, è che sono stati fissi, posso dirlo anche direttamente e mi permetto anche di dirlo, perché la estrema correttezza di questa storia, di aspettare tutto, anzi non l'avrebbe nemmeno voluto dare ieri i vertici del comando dei carabinieri, ma aspettare tutto quando tu hai dato tutti gli incartamenti a Firenze, e Firenze è un colabrodo, cioè, ma non che è un colabrodo, giustamente uno trova un'inchiesta, una procura di questo tipo e giustamente la diffonde, la pubblica a un giornalista dandogli rilevanza, anche perché è anche giusto. Invece noi, essendo corretti, aspettiamo. Certo. Diciamo cose... che per svelare un po' di retroscena, che ovviamente non aggiungono, non tolgono nulla all'inchiesta né alla bravura dei colleghi del Corriere Fiorentino, diciamo che l'estrema correttezza dei carabinieri di Siena è stato un autogol per loro, perché avrebbero potuto avere direttamente il merito, certo, dell'inchiesta, e invece per un giorno il merito sembra che ce l'abbia avuto la procura dei minori di Firenze, che non ha assolutamente senso. Il procuratore ha fatto appunto un'intervista al lato, e dico solo questo e poi andiamo a pubblicità perché stiamo sforando, che mi ha stupito, perché lui dice: voi non vi rendete conto, al di là di questa inchiesta, la roba che mi arriva sul tavolo, cioè quello che dicevi te prima, a livello della violenza verbale, delle immagini, anche in ragazzini sempre più piccoli, è sempre più diffuso, e alla procura dei minori arriva una quantità. Benissimo, di materiale oggettivamente complicato. E rispondiamo con una procura dei minori cioè noi abbiamo dei ragazzi che diventano adulti a 30 anni, detto proprio brutalmente, certo, anche per contingenze economico-sociali diverse. Però diventano adulti a 30 anni, ma accelerano le loro esperienze già a 13-14 anni, molto prima di noi. Certo. Anche questa storia del procuratore che ha detto che gli arriva sul tavolo un sacco di roba. Ci sono stati sempre minorenni che hanno fatto delle cose che erano totalmente fuori dalla loro età. Certo. Anche in altri contesti, non voglio parlare di Nisida o di film tipo Mary per sempre, quello è un altro contesto. Però dobbiamo fare i conti con questa adolescenza nuova, cioè dobbiamo trovare tutti insieme delle regole, oppure dei metodi di comportamento genitoriali anche, soprattutto, e anche istituzionali, da, certo, parte dei giudici e delle forze dell'ordine, che ridiano un po' di comune senso civico a una generazione che sostanzialmente non ha né limiti né confini e né distinzione tra bene e male, reato e
Tutto lecito, illecito, proprio totalmente. Riporti un po' il quadro generale. Pubblicità e torniamo. Buongiorno Siena, ancora in diretta con Pino Di Blasio. Stavamo facendo un po' il giro sui giornali che oggi sono molto ricchi. Facciamo un po' l'ultima puntata di questa telenovela che perlomeno per adesso si ferma, almeno finché il sindaco non torna dalla Cina, dove, perché ricordiamolo che è in viaggio con la delegazione in Cina. Rimpasto di giunta, la Lega congela tutto. E sia la Lega, appunto, che anche voltiamo pagina, insomma, si erano Forza Italia pure, perché la loro assessore di riferimento viene depotenziato, quindi questo rimpasto che doveva essere, al momento non sarà. Il sindaco è andato in Cina con la sua delegazione, si ferma tutto, vediamo intanto se in questi 10 giorni che lui mancherà si rimette. Ma io non so come si potranno essere rivesti i tasselli di questo cambio che non convince né Lega né adesso Forza Sembra Italia. Che non convinca nessuno al sì, momento. Sì, alla fine però uno deve tornare all'inizio e dice perché l'ha fatto, perché ha voluto farlo, perché giusto. Vuole fare di questo. Allora c'è qualcosa che evidentemente nella giunta non funziona. Allora, se non funziona la giunta... Ti sei fatto un'idea di cos'è che non funziona? Io mi sono fatto tante idee e alla fine non ho avuto nessuna risposta, perché se c'è un problema di questa amministrazione è che la comunicazione va a singhiozzo. Tu l'hai detto due volte fa, ma hai detto che per fortuna il sindaco parla con te perché non parla con nessuno, ma non è che parla non con me. Nemmeno sempre, no, ma non parla nemmeno con me sempre, ma no, il problema è che non parla con i suoi, non è che non parli con me. Uno deve capire, allora perché faccio l'impasto di giunta? Che cosa non funziona in questo esecutivo cittadino? Che cosa non mi convince? Cosa vorrei dargli di una scossa? E il suo tentativo era quello di dare a questa operazione una valenza un po' più forte di un rimpastino, perché in realtà si tratta di metterci un assessore al posto di un altro. Se la trasformiamo in una tattica di poltrone, di passaggi tra un gruppo e l'altro, è meglio che non si faccia, tanto in ogni caso non ha senso. Se invece gli diamo una sorta di, non dico elettroshock perché è brutto come termine, ma di una scossa, come quando si cambia l'allenatore in una squadra che va male, come ha fatto il Milan, certo. Che tra non è che le cose possono andare bene. Diciamo che quando cambi l'allenatore in una squadra che sta andando male, allora ha senso. Però devi ammettere che qualcosa non funziona. Nessuno ammette che le cose tutti sono contenti, tutto ha funzionato, però si cambia. Allora qual è il motivo? Uno ha ragione per dire, ma perché depotenzi il mio assessore? Perché depotenzi quell'altro? Uno deve ammettere sostanzialmente, essendo un sindaco che ha davanti a sé tutta la giunta, c'è una tranquillità che nessuno ha mai avuto. Nessuno ha mai avuto di orizzonti. Potrebbe venire un'epidemia e stroncare, lui sarebbe sempre la maggioranza. Certo. Non c'è problemi. Il discorso è che quando tornerà dalla Cina, uno si mette al tavolino, parla con i suoi e dice: benissimo, troviamo la quadra di questa situazione e vediamo cosa succede. Se però ci sono dietro queste manovre da tassello o roba del genere, che prima o poi tireremo fuori una definizione fatta, che è nata da Orlando Pacchiani, che voglio citare, che per me è stata geniale ieri, allora... Non la dico adesso, ma sostanzialmente una definizione generale che riassume tutto questo balletto che poi è una danza immobile, perché nessuno si muove. Allora alla fine vedremo che succede. Intanto aspettiamo sto viaggio in Cina, vediamo cosa succede. Anche questo, ma ti rendi conto che va in Cina mezza Siena? Sì, anche mezza giunta. Spero che faccia una conferenza stampa quando tornano, perché uno per trovare questo viaggio in Cina, per trovare chi ci andava, hai dovuto fare 200 telefonate agli uffici e alla fine hai avuto una sorta di agenda, ma non perché sia che uno vuole sapere chi ci va in Cina, però per sapere cosa fanno, siccome, tu vai in Cina a rappresentare Siena, sarebbe meglio che Siena sapesse che cosa ci vai a fare, cosa vai a raccontare, chi vedi. Solo vedi, è sempre tutta una cosa molto, diciamo che la comunicazione va sicuramente rivista quando si torna dalla Cina. Bene, quando loro tornano. Noi non ci andiamo in Cina, noi restiamo qua e ci ritroviamo la settimana prossima con Pino Di Blasio, se non mi odia prima per farlo svegliare così presto. No, o verrà qualcun altro, Della nazione. Grazie a te. E ci vediamo la prossima settimana. Noi invece facciamo il nostro consueto salto oltre le mura e ci colleghiamo con il nostro Simone Bachini, che ci racconta cosa accade in Toscana.
Buongiorno, buongiorno Giulia, buongiorno amici di Siena TV. Allora, che cosa sta accadendo? È stata una notte questa che ho vissuto con i lavoratori della Bekert di Figline Valdarno, i quali insomma stanno lottando, sono 222 lavoratori che il prossimo 31 dicembre vedono la cassa integrazione scadere e quindi potrebbero ritrovarsi senza un lavoro. Perché? Perché una multinazionale ha deciso di delocalizzare e in una manifestazione appunto ieri sera, in una sorta di veglia, questa notte aleggiava, no? Questo spettro anche della Whirlpool, no? Che tocca anche, anche Siena, di queste aziende che danno tanto, prendono tanto dal territorio, pardon, e poi in un momento decidono di andare via. E quindi insomma è stata una notte con storie di lavoratori e un 55enne dice io non riesco a ricollocarmi, non vado in pensione e che cosa devo fare? Questo è un grande punto interrogativo. E poi che cosa succede invece in giro? Vabbè, al di là della chat, no? Questa chat di cui si parla molto e che nasce proprio da Siena e che inquieta, ieri ha inquietato molto, è stata una tra le notizie più importanti della Toscana. Poi nel senso c'è questa cosa dei furti, no? Che piano piano sembrava diminuita, invece ad esempio anche a Firenze ieri è stata condannata una delle bande dei furti on the road, cioè nel senso queste persone che giravano un po' tutto il centro Italia e avevano la spaccata come il loro modus operandi. Quindi insomma grazie al lavoro dei carabinieri si è riusciti a catturare insomma questi malviventi. E poi c'è un po' di polemiche a Firenze su chiavi della città, no? Perché in pochi giorni sono state date a Richard Gere e c'è chi dice ma che ne meriti ha avuto, no? Perché Firenze gli deve aver riconosciuto le chiavi, che cosa ha dato lui alla città? Lunedì verranno date a David Sassoli, sabato verranno date a David Sassoli, quindi presidente, ricordiamo, dell'assemblea del Parlamento Europeo, quindi queste chiavi date un po' così. E poi vabbè sarà il weekend della Leopolda e quindi ve la racconteremo martedì. Buongiorno Siena, benvenuto Senio Sensi, il mio ospite. Buongiorno. Del giovedì. Grazie. Buongiorno. Saluto gli ascoltatori e coloro che sono al video, ormai queste nuove tecnologie ci fanno essere dovunque, voce, video, e proprio di tecnologie, non solo, diciamo nella loro versione allargata e di mass media, parliamo stamani con Senio perché affrontiamo una notizia che in realtà è uscita ieri, ma ci piace riprenderla, perché e che riguarda il rapporto annoso e complesso tra il Palio, Siena, le contrade, la nostra festa e per l'appunto i mass media. Nello specifico ricordiamo il rapporto conflittuale con la RAI che negli ultimi mesi è stato spesso al centro dell'attenzione. La notizia di ieri era proprio che Consorzio e Magistrato hanno messo a punto questa lettera di, la chiamerei non di diffida ma insomma di protesta nei confronti della RAI. Il tema è, lo ricordiamo bene, il servizio che è andato in onda al TG2 subito dopo la carriera del 16 di agosto, carriera ricordiamo bellissima, dove fortunatamente non era successo assolutamente nulla. Ha vinto un cavallo scosso all'ultimo tuffo, un Palio bellissimo, ma che subito dopo ha messo in onda al TG un servizio che faceva il riassunto di tutti gli incidenti mortali che c'erano stati negli ultimi anni. Come era quasi come dire accidenti, questa volta è andata bene, non so, ora io mi ero fatta un po' probabilmente hanno avuto sfortuna dal loro nel punto senso di che vista. Avevano preparato un coccodrillo, come si dice in termini giornalistici, quando muore qualcuno, per criticare il Palio. Ora,
mi è sembrato un po' schizofrenico. Alle 8 finisce la trasmissione elogiativa del bar, bella, dei suoi lavori. Alle 8:30 nel TG2, nei minuti successivi, si attacca al palio con delle immagini che si riferiscono. Immagini terribili, e ricordo anche un commento finale che diceva tipo: il palio è una mattanza che ancora sembra lontana da essere fermata, ecco, allora una cosa del genere. Qualcosa del genere. Allora uno si domanda: ma è lo stesso padrone? Voglio dire, che succede? Quindi ci fu un sollevamento da parte di tutta la città, certo, del sindaco in primis e poi ovviamente del consorzio, del magistrato che sono i tre artefici dell'immagine riguardo alla festa. E ricordiamo che Senio Sensi ne può parlare a ragione, vista la sua lunga esperienza proprio nel consorzio. Non so se ha ragione, però come amministratore delegato dell'area immagine, insomma, qualche anno, quindi un po' come funziona la RAI, ecco. Qualche anno ce l'ho speso, ecco, appunto, riferendoci a questo che dici, proprio io, mi sembra nel 2013, quando successe qualcosa del genere, noi pretendemmo da Rai un'immediata smentita e quindi una presenza sempre nello spazio del TG2, che poi sembra sia essere la nostra rete nemica, grazie a Donatella Scarnati, e facemmo un commento a copertura o quantomeno a ridimensionamento di ciò di che era. Perché poi detto, è una storia che la Rai attacca da una parte là e da una parte attacca. Quindi. È una vecchia storia. Non è nuovo. Tanto che a questo punto, dopo anche ciò che successe per le strade bianche, insomma, in sostanza, dove ancora una volta un commentatore sportivo si permise di dire la curva di San Martino dove i cavalli lanciati al macello, una cosa del genere. E quindi basta, no? Anche il sindaco. Anche lì ci fu un'altra sollevazione importante. Ma direi di sì, giustamente, no? E quindi ora poi, a distanza di pochi mesi, si verifica un altro episodio. Tanto che ti immagini che ci sia una parte dentro la Rai che ama il palio e una parte che lo odia. E questo è un po' vero, forse anche in altri luoghi, no? Non solo in Rai. Ecco, però bisognerebbe che si dessero una regolata. Non è stato chiesto una revisione del filmato, o comunque una critica al filmato stesso. Probabilmente in contratto non c'è, mentre invece qualche anno fa era in contratto che in caso di utilizzo di improprio delle immagini del palio avevamo il diritto di replica. Ah, ok, nel contratto fra il consorzio e Rai. Ora però non so se nel contratto attuale c'è, evidentemente se c'era forse l'avrebbero lì. Allora è partita, parte oggi, mi risulta, questa lettera. Questa concordata lettera. Anche se ha parlato consorzio e magistrato, ma comune, certo, ovviamente. Con il comune. Che è l'organizzatore del palio, quindi niente si può fare senza di lui, ci mancherebbe. Come non può mancare però anche il consorzio e la contrattazione. Come non, questo non lo possono dico mancare a memoria, nessuno dei tre interlocutori. Per ciò che è successo nei mesi precedenti. Sì, perché ricordiamo, insomma, che anche su quello c'era stata un po' una spinta in avanti dell'amministrazione, che voleva un po' accentrare troppe responsabilità. Ovviamente non si può fare, il contratto è firmato a tre, poi se non ci sono le contrate voglio vedere come si cosa fa il può succedere. Allora, la lettera è partita o parte sì, stamani, insomma, ed è una lettera, per quanto mi risulta, di critica profonda, veramente dura a ciò che è successo, forse riprendendo anche questi elementi che citavamo noi, la schizofrenia del comportamento Rai, chiedendo spiegazioni, in che senso. Come mai avete fatto una cosa di questo genere che non ha né capo né coda? Certo. Perché è chiaro, da una soprattutto parte, ricordiamo, pagate anche esatto, cioè nella cornice di un rapporto anche commerciale, perché sai, dice, lo fa un quotidiano, quello è il diritto di cronaca, lo puoi criticare, le puoi mandare una diffida, però diciamo qui c'è un contratto commerciale in cui loro pagano per avere questa roba e poi dopo loro stessi la criticano. Cioè, non è qualcosa che non torna. Allora viene richiesta una spiegazione. Viene richiesto probabilmente che siano date delle scuse a ciò che è successo e garanzie per il futuro, immagino che questo sia. Poi vedremo, il poi vedremo che vuol dire successivamente a questa lettera, se non dovesse la risposta essere soddisfacente, che cosa succede che si fa un'azione legale. Io non credo che si faccia un'azione legale. I tempi ci sono ancora, però bisogna capire se vale la pena, vale la pena, voglio dire, riporta qualche cosa, crea soltanto ulteriore conflitto con la Rai. Tutti sappiamo quanto è importante l'immagine di Siena, che spesso la Rai veicola, questo bisogna dirlo, basta pensare ai servizi sul Duomo, basta pensare a tantissime cose. Ma le stesse strade bianche, insomma, è un evento successo, eccezionale. Quindi credo che la cosa si fermi lì. Ora, non so se questo è sufficiente per placare gli animi. Io stesso dissi, immediatamente dopo ciò che è successo,
basta con la RAI. Qualcuno l'ha interpretato, che è storicamente su questa posizione, fuori le telecamere da via casa. Via la RAI dal tufo, è la vecchia frase. Non è questo, non si levano le telecamere da Piazza del Campo, perché tanto sennò ci sono quell'altro tutte quelle di YouTube, telefonino, esatto. Per cui, via la RAI, perché se non ci spiegano che cosa succede, non danno garanzie, non si può continuare ad assistere ad attacchi frontali così, così cattivi, così diciamo bugiardi nei confronti del paio stesso. E allora bisognerà andare a cercare, io sono di questo avviso, un altro network, un'altra televisione che si presenti con migliori garanzie sull'utilizzo delle immagini. Io da una parte sono d'accordo con te, però dall'altra mi permetto di fare un'altra sottolineatura, perché la RAI non ha un valore anche simbolico. 1954, cioè, la prima trasmissione fu fatta. Primo, secondo, è la televisione di Stato, cioè certo. Se noi partiamo dal presupposto, che è quello da cui parte Siena, ma che evidentemente non è condiviso da tutti, che il Palio sia patrimonio dell'umanità, ricordiamoci che l'abbiamo candidato all'UNESCO come patrimonio dell'umanità, quindi che sia una cosa che ha un valore nazionale, se vogliamo, dell'identità nazionale, o comunque di una parte dell'identità nazionale, allora la TV di Stato è quella che lo deve veicolare. Diciamo che l'intesa ci deve essere, perché se noi consideriamo la TV di Stato quella giusta per veicolare l'immagine del Palio, anche dall'altra parte devono ritenere che sono passati 65 anni, assolutamente, salvo qualche momento di sosta in cui la RAI trasmette il Palio, quindi non lo so quanto convenga anche loro, visto anche che il Palio è diventato un evento mondiale, anche grazie forse alla RAI, e non solo, ci sono dei film fantastici fatti in alcuni anni, ma sappiamo, anche a tanti giornalisti bravi che l'hanno veicolata, documentaristi. Un premio al giornalista all'articolo migliore sul Palio, che poi fu abbandonato quando c'erano i soldi. Ecco, quindi voglio dire, sì, è vero, la RAI dovrebbe continuare a trasmetterlo, però se questi sono i presupposti e le conclusioni, probabilmente ci si può affidare a qualche donato. A chi? 1995 venne Canale 5, che fece due giorni di trasmissione e poi se n'è andato. Mi risulta che non ebbero un grande ascolto. Oggi riproporre, come già abbiamo fatto alcuni anni fa, sia Sky, sia Mediaset e ad altri minori, il Palio, la risposta fu assolutamente negativa, non ci interessa. Non ci interessa? Perché come in Rai ci sono due anime, anche altrove, certo, i telespettatori ci sono due anime, e quindi hanno paura di tirarsi addosso le critiche, e allora è molto difficile, è molto da tenere in equilibrio questo rapporto con la Rai. Però è chiaro che tutte le volte succedono cose di questo genere, allora basta, se un marito e una moglie litigano, devono prendere la decisione di separarsi, oppure trovano un modo di convivere magari in camere diverse. Ecco, noi te accennavi al Palio con l'UNESCO, no? Come bene immateriale di UNESCO. Certo. Questo è già successo con un grande lavoro di Falassi e di altri tecnici. Ricordo. Fu presentata istanza, prima di partire dall'Italia fu bloccata. Merito della merito tra virgolette della Brambilla, dell'ex ministra Brambilla. Ecco, se non riuscissimo a far diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO la nostra manifestazione, la nostra festa, ecco che finirebbero certi attacchi. Ti fermo perché devo andare in pubblicità, ma torniamo su questo tema che ci appassiona. Buongiorno Siena, siamo quasi in chiusura, siamo ancora con Senio Sensi, il tema appassionante che non possiamo certo chiudere in 20 minuti, perché però dicevamo, è giustamente fuori onda, chiaramente dire dobbiamo rivedere i rapporti con la RAI non significa dire che le telecamere sul tufo non ci staranno più, anche perché questo comporterebbe tutta un'altra serie di questioni. La serie di questioni è che, non essendoci la RAI o comunque un'altra televisione, dovrebbe essere affidato agli utenti locali, quindi la nostra e la concorrente, tutta la gestione il che non è semplice sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dei costi, perché la trasmissione costa al consorzio, che poi in parte rientra con la RAI proprio. Prima avanzavano dei soldini, ora fanno pari, quindi se vengono a mancare anche quegli apporti di un emittente nazionale che può spendere, le televisioni locali si troverebbero in difficoltà, e con esse
il consorzio e con esso il comune e con esso i cittadini senesi. Senti, quindi certo. Pensiamoci bene, perché c'è il rischio che non si sia in grado di trasmettere attraverso le sole televisioni locali 6 giorni di palio. Certo. Perché non sono più 4, sono 5 o 6. Sono 5 o 6. Quindi questo è un aspetto da valutare. Sostanzialmente, secondo me, l'analisi va un pochino allargata, no? Cioè, questo che diciamo noi è giusto e tratta il rapporto che abbiamo con la RAI e che il comune e il magistrato e il consorzio decideranno come portare avanti. Vedremo cosa succederà dopo questa certo. lettera e cosa succederà l'anno certo. prossimo per il contratto dell'estate prossima. Ma parliamone. Esatto, perché queste sono le classiche cose di cui diciamo, sono i temi di cui bisogna parlare d'inverno, perché d'estate c'è da occuparsi di altro, giusto? Però ora è inverno, parliamone, sennò poi ci troviamo a giugno un'altra e sarà un po' tardi. Parliamo d'inverno. Detto questo, ma anche questo è un tema che magari buttiamo là e sospendiamo e ne parliamo un'altra volta perché non ce la facciamo. Cioè, il punto è che Siena deve capire, secondo me, che l'ha capito, ma deve investire di più, che l'immagine del palio delle contrade, che la comunicazione sul palio delle contrade non può essere solo difensiva, cioè quando ci attaccano ci difendiamo, ma deve essere proattiva, cioè noi dobbiamo raccontare fuori cosa siamo, in modo che quando poi succede un incidente o c'è un problema eccetera, abbiamo creato una rete di protezione e di ammirazione e di sostegno tale che le accuse cadono nel vuoto, una sorta di le mura intorno al palio. Esatto, ma non solo per difendersi, per raccontarlo. Sono d'accordo, riguarda quindi non soltanto le televisioni questo aspetto, no, ma riguarda la comunicazione in generale. E quindi di conseguenza investe anche in questo caso il comune. Tutti i soggetti. Se vogliamo anche allargando, perché ci sono delle agenzie che in questo senso sono preparate, tutti. Potrebbero offrire quantomeno dei consigli. Che ci sia da rivedere qualche cosa sulla comunicazione del palio sono assolutamente d'accordo, ma non perché da ora. Perché il tema è cambiato, non no? Da perché ora, il mondo è sì, cambiato. Sì, poi cambia con una velocità per cui questa è veramente una professione, quella del giornalista che commenta il palio o comunque di chi lo commenta. E quello del comunicatore sotto ogni punto di vista. Assolutamente difficile in questo momento. Quindi è giustissimo quello che dici. Se prepari un terreno prima, evidentemente dopo per i nemici che a volte si attaccano sugli specchi è più difficile aggredire, e allora questa difesa preventiva e non successiva diventa una assoluta necessità. Perché diciamo che il consorzio ha fatto tantissimo, è stato anche previdente a nascere in tempi anche antesignani, però chiaramente poi il tema della comunicazione, il mondo della comunicazione è cambiato, continua a cambiare, si inseriscono nuovi media, pensiamo, dicevamo prima, a microfoni spenti 10 anni fa era diverso, ma 10 anni fa non c'erano i social network, quindi sì. È ovvio che era tutto diverso, no? Che sono quindi quelli che non giovano al palio. Assolutamente. Poi non giovano altre cose. Esatto. Dove si scatenano le cose peggiori. Anche per colpa nostra, anche per colpa di noi senesi, che comunque in parte è attenuata viste le posizioni che hanno assunto le contrade al loro interno, negli ultimi pali c'è stato un freno di questo dibattito all'interno dei social, quelli della quello che rispondono, no. Si è un po' calmata, però è chiaro che è una realtà dalla quale bisogna difendersi, e quindi ci difendiamo attaccando non loro, ma come si diceva prima, la comunicazione in senso lato. Assolutamente, tema che ci appassiona e che non si esaurisce, perché insomma ci sarebbe tanto da dire, ma soprattutto diciamo che ci facciamo promotori di questo appello, no? Di dire ok, è inverno, è vero che molte contrade sono impegnate con le commissioni elettorali, c'è la notizia oggi del capitano dell'Onda che è stato confermato per esempio, ma insomma sono tante che sono impegnate nelle commissioni, ma è il momento anche di parlare di queste cose si parla d'inverno, e speriamo che questa diciamo apertura di crisi che c'è in corso con la RAI, con questa lettera eccetera, possa essere un po' l'occasione per allargare il dibattito, approfondirlo e entrare veramente nel merito che questo argomento merita e che coinvolge tutti noi e non soltanto al 17 d'agosto, ma questi maledetti, no? Esatto. è tardi quindi insomma lavoro anche per noi è tardi, quindi lavoro da fare d'inverno. Grazie a Sonia Sensi per il suo contributo. Grazie a voi che ci ascoltate e ci vedete. Io ricordo che oggi è giovedì e che quindi dopo la nostra trasmissione ci sarà il Augustori e ti racconto una foto alla radio, la nostra rubrica del giovedì in collaborazione con l'edizione Il Leccio, dove raccontiamo per l'appunto una delle foto meravigliose di Augusto Mattioli che raccontano la storia di Siena. Grazie a Matteo De Santis e Samuele Pirassi in regia, grazie alla redazione, grazie di nuovo a Sonia Sensi, grazie, e noi ci vediamo domani. Buona giornata.